Torno a parlare del Media Museum, notizia di poche ore fa che una parte non utilizzata dell'ex tribunale verrà restaurata, ristrutturata dall'amministrazione comunale. Per farne cosa? Allora, sono sorpreso, dispiaciuto e amareggiato di queste polemiche, perché innanzitutto sono polemiche inutili, perché noi stiamo discutendo di una parte dell'ex tribunale che non è utilizzata dal Media Museum, che non è del Media Museum, ma che è del Comune di Pescara e purtroppo da troppo tempo, da quando è stato aperto il nuovo tribunale, quindi da oltre 20 anni, quella parte è inutilizzata, è in degrado, ha anche problemi di staticità e quindi noi oggi, attraverso la delibera di Consiglio Comunale, quell'area che non è del Media Museum la mettiamo tra i beni disponibili perché abbiamo un'ipotesi di accordo con l'Archivio di Stato e noi pensiamo di poterglieli dare, ma oltretutto l'Archivio di Stato pagherebbe un affitto oppure acquisterebbe quello spazio che potrebbe essere rimesso a posto e utilizzato per un fine culturale, un fine importante per la nostra città, un servizio per la nostra città. Dall'altra parte sento polemiche da parte di chi gestisce il Media Museum e questa cosa mi rattrista perché? Perché noi siamo l'unica amministrazione che sta investendo sul Media Museum. Noi abbiamo trovato oltre 2 milioni di euro per riqualificare il Media Museum e la piazza antistante, che è da sempre una piazza importante che non ha le caratteristiche di piazza importante di fronte all'ex tribunale. E quindi noi investiremo in quell'area oltre 2 milioni di euro.